è un'icona del design, è di fatto da sempre la massima espressione di un segmento che ha definito, creato e poi ridisegnato nel tempo quando ha avuto altri ammiratori che sono entrati e hanno cercato di emularla, e quindi è andata avanti per ben 5 generazioni. Il secondo concetto nasce proprio da questa sua capacità di guardare al passato, quindi prendere e vivere le esperienze di quello che aveva fatto, trasformarle in una realtà contemporanea e poi anticipando il futuro. Quindi il concetto di leadership, il leader è proprio colui che sa fare queste cose, non solo, ma sa creare seguaci nel tempo, sa creare ammirazione e soprattutto sa ispirare dei valori. Ecco, all'interno di Range Rover noi abbiamo dei valori che si porta dietro da sempre, che ogni generazione di Range Rover ha ridisegnato e enfatizzato. Infatti la particolarità di questa quinta generazione è proprio data dal fatto che da un lato mantiene tutto l'essenziale del passato, ma lo trasforma attraverso questo nuovo linguaggio di design, il Modern Luxury by Design, in futurismo, ovvero in modernismo, l'essenzialità delle forme e la pulizia assoluta di quello che può essere un modello di lusso oggi, che vedi da fuori e vivi da dentro. E infine il terzo concetto, secondo me anche il più importante, che si abbina all'iconicità del design e alla leadership, è proprio quello di essere attuale, ovvero di avere dei valori di ecosostenibilità espressi attraverso una serie di cose, dai materiali che vengono usati alle motorizzazioni che oggi ha, con le quali lancia, tutte motorizzazioni ibride, per poi introdurre il plug-in hybrid, che è un po' l'eccellenza all'interno delle motorizzazioni termiche con spina, che quindi ha la capacità di andare in modalità elettrica per ben 100 km, quindi rendere di fatto il motore termico quasi inutile durante una percorrenza media giornaliera, per poi introdurre e lanciare quello che sarà il primo vero full electric su una macchina di queste dimensioni e così importanti nel 2024.